Di Stefano, allora, tra questi due blocchi, i cosiddetti sovranisti, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti di Trump e l'Europa da una parte, lei da che parte pende? Assolutamente per il dialogo, in questi casi ci mancherebbe altro, è assolutamente ovvio che in un contesto, specie su temi come immigrazione e terrorismo, un contesto globale, devi necessariamente trovare delle soluzioni globali. Io però non mi lascerei trasportare troppo né dal dare un eccessivo valore al G7, nel senso che abbiamo visto quelli passati, lo stesso Prodi ieri diceva ne ho fatti 10, quello che producono è qualcosa di abbastanza fumoso, poi nell'interpretazione reale del by day politico, diciamo. E anche in questo G7 credo che non si riuscirà ad arrivare a una soluzione, forse la più importante. Due sono quelle dirimenti, secondo me. Una appunto sull'ambiente, perché conosciamo la visione di Donald Trump e conosciamo lo sforzo invece fatto nel passato dagli accordi di Parigi in avanti sulla risolvere queste questioni. E l'altro è l'immigrazione. Tema che è particolare da sentir discusso in Sicilia, che tra l'altro per l'occasione è stata anche ripulita, ci hanno fatto il blocco navale Lampo solo per evitare che si vedesse, diciamo, nascondere la polvere sotto il tappeto. Credo che invece questi sette capi di Stato avrebbero dovuto vedere con i loro occhi lo shock di una regione che subisce, tra l'altro con tanto sacrificio e con tanta anche passione nel salvare vite umane, la Sicilia si è sempre distinta in questo, però subisce ormai da un decennio problematiche enormi ed è già affetta da altre problematiche come una disoccupazione giovanile che è oltre il 60%, specie nelle zone appunto di Taormina, in quell'area lì. Quindi diciamo linee guida sì, che è quello che chiedevamo all'inizio, però se rispettate dopo, nel senso che altrimenti rimane un pourparlers che non serve a nessuno. E ci sarebbero mille esempi da fare di decisioni prese da consessi internazionali poi tradite, la Francia con l'attacco in Libia, gli USA con l'attacco in Siria, la UE sull'immigrazione che sceglie le quote ma non le impone, quindi poi non vengono rispettate, la Germania e gli USA che vendono armi all'Arabia Saudita che poi bombarda lo Yemen e causa immigrazione ancora di più. È un contesto in cui le parole, una volta tanto, dovrebbero far spazio ai fatti, e quello è quello che mi auguro, sinceramente. Manlio Di Stefano, 5 Stelle, è positivo o no il coinvolgimento della NATO nella lotta all'ISIS? Ma oggi qualunque coinvolgimento nella lotta all'ISIS è fondamentale. Torno però a un argomento, secondo me, centrale in questa storia, ovvero quello, Quindi è ripeto, positivo. è positivo certamente, io allargherei, l'abbiamo detto più volte, noi allargherei questa intesa, visto che Stoltenberg parlava di intelligence, di creare una nuova cellula di intelligence all'interno della NATO, allargherei la questione anche ad esempio alla Russia che sul tema terrorismo, specie con il suo coinvolgimento in Siria, ha ovviamente qualcosa da dire, non significa mescolare le intelligence che sappiamo essere qualcosa di assolutamente legato alla sovranità nazionale, quindi non ha senso, ma una cooperazione tra le intelligence sarebbe molto importante. Tra l'altro anche il ministro degli esteri russo ha più volte fatto questa apertura sulla lotta al terrorismo. Però è importante, ripeto, capire una cosa. Mi sembra molto strano sentire Stoltenberg parlare di lotta al terrorismo 2 giorni dopo che Donald Trump in Arabia Saudita ha siglato un accordo per il quale farà arrivare 110 miliardi di euro di armi all'Arabia Saudita, attaccando in quella stessa occasione l'Iran, paese sciita, che non è mai stato coinvolto in realtà in fenomeni di terrorismo, mentre invece l'Arabia Saudita è risaputo e sfido chiunque a negarlo, essendo un paese wahhabita, ovvero diciamo, il ceppo religioso del mondo sunnita più vicino ai terroristi, è risaputo che finanzi il terrorismo da ormai un decennio almeno. E allora bisogna interrompere questo. Falcone diceva per combattere le mafie segui i soldi e io dico per fermare il terrorismo segui anche lì i soldi, perché il traffico di armi e di denaro che passa dai paesi del Golfo e dall'Arabia Saudita fino al terrorismo è tracciato ormai da tutte le organizzazioni internazionali. Basti pensare che i tre grandi oggi gruppi terroristici maggiori, ovvero Boko Haram, Al-Qaeda e ISIS, sono tutte e tre di origine, di matrice, diciamo, sunnita e wahhabita, proprio quella dei Saud. C'è quindi un legame da interrompere che è quello della
ovvia, perché non facciamo neanche tanta poesia, ovvia dipendenza economica nella vendita di armi di alcuni paesi, la Germania è un grandissimo esportatore ad esempio, è il terrorismo. Finché non interrompi questo meccanismo non riesci a interrompere il terrorismo. E quello che diceva Gozzi, ovvero che l'articolo 5 si è usato soltanto l'11 settembre, e anche lì però dovremmo dire che è stato usato in modo logico, perché non c'era un attacco da parte dell'Afghanistan agli Stati Uniti d'America, tra l'altro poi Bin Laden si trovò da tutt'altra parte, e da quell'11 settembre a oggi abbiamo speso quasi 5.000 miliardi in tutto diciamo, l'alleanza in guerra al terrorismo, e abbiamo creato 29 nuove sigle terroristiche, questo lo dice il Global Terrorism Index. Quindi evidentemente qualcosa la stiamo sbagliando, dico, accettare che si sta sbagliando strategia sarebbe forse un buon punto di partenza, e il G7 potrebbe essere un posto dove decidere questa cosa. A Sagozzi, l'Italia deve aumentare le spese militari al 2% del PIL come chiede Trump? Assolutamente no, nonostante sia anche abbastanza fumoso questo argomento, perché Trump sostiene che spendiamo circa l'1,2% di PIL, in realtà dati interni ci dicono che siamo già quasi all'1,6, e portare al 2%, che poi sarebbe il patto fatto in realtà già da un bel po' di anni, per noi è una follia, perché significa aggravare le casse dello Stato di circa 14 miliardi in più all'anno rispetto alla spesa attuale. E io ripeto, senza voler fare demagogia, che da anni dicono che il nostro reddito di cittadinanza non è finanziabile perché non ci sono 15 miliardi all'anno da metterci, però Gentiloni in una sola parola in conferenza con Trump ha garantito altri 14 miliardi all'anno per le armi. Non credo che abbia senso questo. Allora, Di Stefano, che ne pensa del modello tedesco? Va bene anche se è proposto da un accordo tra Renzi e Berlusconi, tra l'altro, come si vede dall'articolo alle mie spalle, oggi avete iniziato sulla vostra piattaforma una consultazione tra gli iscritti. Beh, intanto chiariamo una cosa, va bene tutto, ma ricordiamoci anche la storia. Questo è un governo che ha già fatto il patto del Nazareno con Berlusconi e poi un altro patto con Alfano e Verdini per mantenere la maggioranza al Senato, quindi che il PD sia disposto a tutto pur di governare lo abbiamo già capito. Detto ciò, ne avevamo proposto già 6 mesi fa, dopo il 4 dicembre, di applicare illegali, come l'avevamo chiamato, ovvero la legge che usciva la consulta anche al Senato per poter andare al voto subito. Ci hanno sempre detto di no, perché l'obiettivo era arrivare al 15 settembre, dove scatteranno le pensioni. Dopo 6 mesi in cui cercano di trovare i loro equilibri interni paralizzando il paese, hanno azzerato tutto e si è arrivati al cosiddetto, loro lo chiamano Rosatellum, la verità è che è il Verdinellum, cioè scritto da Verdini, una legge totalmente sbagliata, perché prende il peggio sostanzialmente di prima e seconda repubblica, addirittura fa comandare i collegi uninominali rispetto al proporzionale. Per farlo capire a tutti, potenzialmente un partito che prende meno voti ha più seggi in Parlamento rispetto a quello che ne ha preso anche il doppio, perché dipende quanti collegi uninominali vinci, la pazzia è più totale. Ora, e hanno pure il coraggio di spacciarlo per modello tedesco, che non è assolutamente vero, per quello si arriva a quella consultazione, ve lo dicevo la storia per spiegarvi perché siamo arrivati a questo, perché il modello tedesco dice un'altra cosa, ovvero tu prendi il 30%, hai diritto al 30% dei seggi in Parlamento, i primi che entrano sono quelli che hanno vinto il collegio uninominale. Questo è il senso, e quindi comanda il proporzionale. Quindi noi stiamo dicendo, se si può andare in quella direzione, noi ci stiamo, e quindi proporzionale vero, 5% di sbarramento per entrare in Parlamento, altrimenti siamo di nuovo nell'ennesima legislatura piena di partitini che poi determinano le maggioranze di governo, è come quella che stiamo vivendo, e non può andare bene. Vogliamo anche andare nella direzione, tra l'altro più volte indicata da Renzi stesso, ovvero creare un margine di governabilità, tradotto, inserire anche lo sbarramento al 40% per prendere un piccolo premio di maggioranza che possa garantire la governabilità. Ovviamente andranno adattati i tecnicismi e fare in modo che il numero totale di rappresentanti in Parlamento, di seggi, sia costante, perché noi abbiamo i seggi fissi, non siamo come in Germania che sono variabili. E la cosa più importante, niente coalizioni, quindi voto di lista, perché le coalizioni, le abbiamo viste, sono quelle che hanno creato un 4 anni di totale schizofrenia legislativa, perché una volta ricercare la maggioranza con Alfano, una volta con Verdini, una volta con Berlusconi, e quindi non si arriva mai a fare leggi che contano davvero. Ecco, a proposito di Alfano, con questo sistema elettorale
il partito di Alfano sarebbe tagliato fuori. Ma non è che rappresentatività vuol dire garantire il seggio ad Alfano, significa garantire che quello che gli elettori votano va in Parlamento. Se Alfano ha un 5% di elettori nel paese, andrà in Parlamento. Non è che dobbiamo garantirgli il lavoro per tutta la vita, voglio dire, già da 20 anni. Il Movimento 5 Stelle lavora al Partito Democratico, c'è un'amplissima maggioranza che lavora su una legge elettorale che credo quindi sarà considerata rappresentativa della stragrande maggioranza degli elettori. Sì, però c'è un limite alla mistificazione della realtà. Il Movimento 5 Stelle dal 5 di dicembre ha detto applichiamo il consultellum al Senato e andiamo al voto già prima di luglio e ci ha sempre detto di no. Ora chi vi ha detto di no? PD, Partito Democratico, sanno perfettamente che bastava un accordo di questo tipo sul Legalicum, tra noi e loro al Senato ci sarebbe stata la maggioranza assoluta, alla Camera ce l'hanno già, quindi si poteva arrivare tranquillamente a votare già ora a giugno, hanno sempre detto di no e il motivo è oggettivamente quello, non hanno capito tutti, tant'è che si è procrastinato fino ad arrivare che si voterà almeno a ottobre, tradotto alle pensioni dei parlamentari. Posso l'altra cosa, l'alleanza che si voglia fare una legge elettorale di larga intesa, ben venga, peccato che l'ultima l'hanno fatta con la spocchia di Renzi che voleva farla per forza già prima della riforma costituzionale a colpi di fiducia addirittura. Benissimo. Che l'ultima volta l'aveva fatta Mussolini con la fiducia in Perfetto. Sostanza, allora, questo è il Partito Democratico. Due punti. Noi siamo quella ben disposti a prenderci responsabilità, ho chiuso. Due punti. L'impianto di quella legge approvato con la fiducia, ma senza l'effetto maggioritario, è il Legalicum di cui 5 Stelle volevano, che volevano trasporre al Senato. No, era un'altra cosa. C'è un problema in quello che lei ha detto, caro collega Di Stefano, che la vostra proposta non garantiva la governabilità. Cioè quella governabilità che lei ha invocato col 40%, cioè la maggioranza del 40% col premier, eccetera, di maggioranza non garantiva la governabilità. Per il questo, premier è rimasto, la consulta ha lasciato il premier questo, oggi, lo per sa questo, no? Per questo non è, per questo non era viabile. Però è inutile che... Voglio dire, io le la domanda no, è io non l'ho interrotta. Non l'ho interrotta. Sì, e allora, poi Stefano, facendo un assist, c'era il premio o no? Allora, caro Maglio Di Stefano, le sto dicendo che finalmente voi vi assumete la responsabilità di fare quello per cui siete stati eletti. Va bene, sì, cioè di mettervi attorno al tavolo con le altre forze politiche che sono legittime quante questi, voi questi che sono legittime, siete voi no, al governo, che la legge sono legittime voi, quante la voi che sono legittime quanto voi e vi fate altro. Lo sforzo di trovare un accordo sulla legge elettorale. Fortuna benvenuti, che gli italiani non vi credono più. Vi do il benvenuto. Fortuna bene. Che gli italiani non vi usate, credono più dal 4 dicembre. Usate la consultazione, usate quello che volete, venite al tavolo e diteci cosa volete. Il 4 dicembre non mi credono più, per sì, fortuna. Allora, Di Stefano e Gozzi. Questo lo vedremo. Di Stefano e Gozzi, siete pronti? Vi state preparando la campagna elettorale d'estate? Io vediamo che succede di giorno in giorno. Noi siamo... Sì o no? Ma sì, ma siamo pronti, noi in realtà siamo in piazza ogni weekend da 4 anni, quindi non è c'è bisogno di prepararsi alla campagna elettorale. Chi si presenta in piazza all'ultimo momento sono gli altri, di solito. Ma Gozzi, siete pronti alla campagna elettorale? Prontissimi, perché guarda, da quando sono stato eletto ogni anno ho avuto o una campagna o una primaria, quelle vere, non quelle sul web, quelle che noi facciamo con milioni di persone, quindi quando vogliamo votare noi siamo pronti. Perfetto. Allora, ritorniamo dopo questa parentesi sulla legge elettorale, che è un argomento che appassiona tantissimi politici, importantissimo, ma al tempo stesso anche molto complicata e tecnica. Ritorniamo a parlare di esteri, che è quello di cui sono specialisti i nostri ospiti. Allora, Di Stefano, 3 giorni fa il New York Times, e dovremmo averne l'immagine, ha pubblicato un lunghissimo articolo dove parla anche di lei, firmato da un giornalista che si chiama Jason Horowitz, che dice: c'è un forte convincimento che tra funzionari governativi europei, americani e italiani, che la Russia in Italia stia usando la stessa strategia di agire dietro le quinte, le stesse tecniche, la stessa metodologia usata negli Stati Uniti e in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica. E poi questo articolo parla di lei, della sua visita al congresso di Russia Unita, che è il partito di Putin, ricordiamo, e dice che il Movimento 5 Stelle si sta proponendo in Russia come un interlocutore affidabile. È così? Ma noi stiamo proponendo in Russia come gli Stati Uniti, come ovunque, come interlocutori affidabili. E io da capogruppo della Commissione Affari Esteri da 4 anni, per il Movimento 5 Stelle ovviamente,
incontro ambasciatori, viceministri, incontro chiunque voglia comprendere davvero cosa è il Movimento 5 Stelle, perché la verità è che il racconto fatto all'estero è esattamente l'amplificazione del racconto fatto dalla stampa italiana, che spesso, senza voler criticare nessuno, è un po' difforme alla realtà, diciamola così. Quindi noi abbiamo fatto un gran lavoro in questi anni per farci conoscere e non è assolutamente mistero, l'abbiamo pure pubblicato, io ho pure pubblicato il mio intervento fatto al convegno di Russia Unita, perché chiaramente il partito che governa in Russia, che ti invita, è un'occasione per andarsi a presentare e raccontare qual è la nostra visione politica. Siamo andati lì a parlare ad esempio delle sanzioni alla Russia, dopo aver incontrato l'Istituto Commercio Estero Italiano a Mosca, che ci ha raccontato i 7 miliardi di perdite. Ecco, a questo proposito, sempre sul blog, dopo questo incontro che lei ha avuto in Russia, lei ha scritto: al congresso di Russia Unita, al partito di Putin, c'erano 40 delegazioni internazionali, 10 hanno avuto la parola, io ero il quarto assoluto, l'unico italiano, sinceramente ho apprezzato questo segnale. Ci spiega che segnale è? Certo. Beh, un segnale di riconoscimento del peso politico di un gruppo che in Italia è opposizione, quindi non è che dobbiamo pensare di essere più di quello che siamo. In questi 4 anni siamo stati opposizione e, per come funziona la diplomazia internazionale, darti parola a un congresso di questo tipo dove c'erano ministri significa riconoscerti un ruolo importante e magari ovviamente da parte loro si fanno un attimino i loro conti, dicono chissà come va più avanti e quindi iniziamo a stabilire dei rapporti, ma è una cosa giustissima, ripeto, noi lo facciamo costantemente, poi magari alcune volte è più nell'ombra, gli incontri con l'ambasciata americana sono stati frequenti ad esempio, come anche con le altre, alcune volte sono più palesi perché io ho trasmesso il mio intervento a Russia Unita e quindi si è venuto a sapere certamente, però dico, fa parte la normale diplomazia parlamentare, chiamiamola così, o di partiti politici. Senta, c'è un po' di concorrenza però sul fronte russo tra lei e Salvini? No, assolutamente no. Salvini ha la caratteristica, dal mio punto di vista, come tutta la Lega Nord, di non avere un programma elettorale e di conseguenza spingere soltanto su due cose: il totale legame con Putin, non con la Russia, cosa tra l'altro, da quanto ne so io, neanche tanto ricambiata, e la lotta all'immigrazione senza un progetto dietro. Noi siamo andati, ripeto, in Russia a parlare di sanzioni e quindi del danno subito dai nostri imprenditori e abbiamo un programma previsto sull'immigrazione, quindi tra noi e loro sinceramente non c'è. Stefano, c'è un telespettatore, il signor Dario Ferrara, che le vuole fare una domanda. Dice: un ipotetico governo a guida Movimento 5 Stelle manterrebbe la stessa linea dei precedenti rispetto alla NATO? Assolutamente no. Noi abbiamo fatto addirittura una proposta di legge di iniziativa popolare, o meglio, l'abbiamo ripresentata, perché essendo di iniziativa popolare era già presente in Senato dal 2008, in cui si chiedono diverse cose, sostanzialmente si rimane nella NATO ma con una forte riforma nel senso della sovranità, quindi si chiede appunto la riconferma dei trattati internazionali e con dei referendum consultivi, si chiede l'autorizzazione del Parlamento per la concessione delle basi militari in Italia ogni 8 anni, perché queste sono cose tecniche che vanno decise chiaramente in Parlamento, e si chiede soprattutto che non ci sia spazio sul nostro territorio per armi nucleari, cosa che secondo il TNP, il trattato che abbiamo firmato, non ce ne dovrebbero essere e non ce ne sono italiane, ma ne abbiamo circa 90 secondo le stime che abbiamo statunitensi e della NATO sul territorio, cosa che comporta anche un rischio per il nostro paese. E mi lasci dire però, oltre a quello che chiede il signor Ferrara, che qualunque cosa si può riformare, il punto è avere la volontà politica di farlo, e quando sento Sandro Gozi così anche aggressivo nei confronti del Movimento 5 Stelle, che è all'opposizione, evidentemente si sentono già loro all'opposizione, sono abbastanza in difficoltà, perché se volessi parlare delle castronerie dette da questo governo, come delle falsità continue di Renzi, come dello scandalo Consip e tutto quello che state nascondendo, altro che sirene, dovremmo parlare di cose ben più gravi che coinvolgono la vita e i soldi degli italiani. Ripeto, lo scandalo Consip, come la gestione dell'immigrazione, che tanto per cambiare vive dal centro di scandali legati alle mafie, ai CIE e ai CARA. Quindi se la vogliamo mettere sullo scontro tra partiti, facciamolo, Gozzi, io sono un professionista da questo punto di vista, però la politica estera mi interessa parecchio di più, quindi rimarrei sul tema sinceramente. E lei è un demagogo professionista, no, lo sanno tutti. Scontro sulla politica estera, io con lei sono pronto a parlare ieri, oggi, domani, e farò allora tutto argomento. Quanto posso, perché allora lei non abbia mai responsabilità di governo, perché non posso pensare che il mio paese sia in mano a degli irresponsabili incompetenti, ecco, come lei o il suo movimento. Mi conferma quello che stavo dicendo, state, come si dice a Roma, rosicando. No, guardi, io non penso che si possa
scadere così tanto dalla politica estera, che è una cosa seria. Beh, l'ha fatto lei parlando di sirene, alla demagogia. L'ha fatto lei parlando di sirene. Io ho ricordato quello che i vostri parlamentari hanno detto e scritto. Ci sono dei vostri parlamentari che credono alle sirene, altri che dicono che lo sbarco su Rione è un complotto. Queste sono dichiarazioni che avete fatto. Quindi ho ricordato semplicemente. Dicendo pure una falsità Ho ricordato che quando il New York Times scrive alcune cose di voi è perché le sente da voi. Poi fate bene andare al New York Times e all'ambasciata e spiegare ci siamo sbagliati, non intendevamo questo. Come del resto lei mi sembra che stia dicendo che si è sbagliato, perché da l'uscita della NATO sta dicendo rivediamo la nostra posizione della NATO. Prima dichiarava di uscire dalla NATO, adesso dice di rivedere la posizione della NATO. Mi sembra un altro passo in avanti. Discutiamo di come rimaniamo nella NATO. Quindi rimaniamo nella NATO, ma discutiamo di come rimanerci. Mi sembra un ottimo passo avanti. Sa che la posizione di un gruppo è quella che poi si porta in aula con una proposta di legge, quella che abbiamo votato, non so se l'ha nemmeno letta, non parlava di uscita dalla NATO, quindi inutile che cerca ancora di mettere in bocca parole che non abbiamo mai detto per farsi forza. La debolezza vostra non è legata a noi, è legata al vostro fallimento interno nel partito. Cioè, io che ho sostenuto Renzi, che ha vinto col 70%, sarei fallito interno al partito. Insomma, il 4 dicembre gli italiani vi hanno mandato a casa col 60%. Questo è una notizia. Gozi, se lo devo ricordare, lo decideranno gli elettori se lei deve andare al governo o se io devo rimanere. A questo assolutamente ci mancherebbe altro. Allora, ritorniamo a Taormina. A Taormina c'è stata una dichiarazione sul terrorismo e sul web. Vorrei avere la vostra opinione, signori parlamentari, come si dice in altre trasmissioni un po' più paludate, sul terrorismo e il web. Vale a dire, bisogna combattere il cattivo uso del web. Theresa May ha fatto un appello ai social media, a Facebook, a Twitter e Google. Dovrebbero, dice Theresa May, essere costretti dai governi a identificare e rimuovere i contenuti estremisti e informare l'autorità. Allora, Di Stefano, lei che fa parte di un movimento che è nato e prospera sulla rete, tra l'altro è anche ingegnere informatico, se non ricordo male, condivide questa impostazione per cui i gestori dei social network dovrebbero allearsi dei governi nel combattere l'estremismo? Questa, detta così, è un po' superficiale, mi spiego. I terroristi, come anche le mafie in realtà, non si muovono sui social, si muovono sul cosiddetto deep web, quindi quella parte di web nascosta, diciamo, alle utenze comuni, dove i messaggi possono passare senza essere intercettati, diciamo, dalle intelligence. Quindi in realtà, più che il controllo dei social, si dovrebbe spingere di più sull'implementare la capacità della nostra per il caso italiano, polizia postale, e in generale delle intelligence che operano sul web, dove davvero si trovano questi fenomeni di diciamo divulgazione del messaggio jihadista. Io però sono molto più affezionato a un altro aspetto, quello dell'inclusione sociale, perché ad esempio il caso di Manchester ci dimostra come la famiglia avesse addirittura dichiarato che il figlio aveva preso, diciamo, la strada della radicalizzazione e aveva fatto addirittura in Libia un viaggio, e avevano pure avvisato, non erano mai stati presi in considerazione. Poi, col senno di poi, c'è stato quello che abbiamo visto. Allora, due strade: sicuramente il controllo del deep web con le forze di intelligence, ma puntare all'eliminazione di questi ghetti come le balie parigine, come le periferie anche in Italia, e puntare all'inclusione sociale vera, cosa che secondo me sta facendo in modo sbagliato, o meglio, si sta facendo poco.